Uè, ragazzi, e bentornati! Eccoci col rapporto di stato casa base per quanto riguarda novembre. Benvenuto nel tuo incubo peggiore, comandante. C'è un nuovo modo per giocare a Salva il Mondo. Con i dungeon, combatti mostri, evita trappole, preparati e addentrati per affrontare il male nelle profondità. E parlando di orrori, il re della tempesta mitico sta infuriando su Monte Spago. Completa una serie di impegnative sfide settimanali che culminano con la sconfitta del re della tempesta mitico per ottenere le sue possenti armi. Inoltre, abbiamo aggiunto la possibilità di equipaggiare coperture per armi a distanza e contenuti esclusivi per l'ultimo titolo Epic, Battle Breakers. I dungeon si mormora di un'area nascosta all'interno di Axilvania e pare ci siano nuove armi ed eroi da raccogliere lungo la via. Chiavi magiche, un labirinto profondo e oscuro, monete d'oro, pare proprio che sia ora di esplorare. Cavaliere di Palude, un eroe misterioso con un vantaggio, delizia ultraterrena, che gli dà sopravvento sui mostri della nebbia. Vantaggio standard, delizia ultraterrena. Aumenta i danni contro i mostri della nebbia fino al 42% in base alla tua percentuale di salute mancante. Inoltre, subire danno ha 45% di probabilità di evocare un fantasma. Colpisce un nemico vicino, infliggendo 62 danni energetici base nel raggio di 0,5 unità, con recupero di 1,5 secondi. Poi abbiamo Ken, il mostro marino, un maestro della mischia d'acqua dolce con un vantaggio degli abissi, che infligge danni devastanti nel combattimento ravvicinato. Vantaggio standard dagli abissi, vantaggio comandante dagli abissi più. Aumenta i danni da mischia del 44% in base alla tua percentuale di salute mancante. Inoltre, le eliminazioni con attacchi pesanti in mischia hanno 60% di probabilità di evocare un fantasma. Colpisce un nemico vicino, infliggendo 62 danni energetici base nel raggio di 0,5 unità, con recupero di 1,5 secondi. Poi abbiamo una collaborazione con Battle Breakers. Per chiunque di voi non lo sapesse, Battle Breakers è un nuovo gioco sviluppato dalla Epic Games, un mezzo idol/gioco di ruolo. Disponibile per tutte le piattaforme, Battle Breakers è online. Dei mostri spaziali hanno imprigionato i più grandi eroi del mondo in un cristallo tecnomagico e gli eroi di Salva il Mondo sono pronti a unirsi alla lotta. Completa gli incarichi per sbloccare contenuti Salva il Mondo in Battle Breakers e ottenere il maestro dei pugnali, Razer. Re della Tempesta Mitico, a tutto l'equipaggio, le letture dei sismografi sono fuori scala, ci segnalano che il re dei mostri sta eruttando una potenza devastante. Abbiamo bisogno che i comandanti entrino in azione con tutta la loro forza per abbattere il re della tempesta mitico. Attingete alla vostra esperienza, comandanti, perché sarà un avversario temibile. È come se dal mitico re della tempesta si irradiasse un'aura di potenza. Cosa sarà? Affronta il re dei mostri per stringere la sua potenza nel palmo della tua mano. Canto funebre, brandisci la potenza dell'ultima creazione di Clip. Canto funebre, spara munizioni leggere in scariche da 9 colpi, infliggendo danno moderato e impatto pesante con rinculo medio. Tritacarne abietta, affila il tuo set di armi black metal con la tua migliore ascia di metallo scuro, la tritacarne abietta. Infligge danno moderato con un impatto pesante che racchiude il devastante attacco Maelstrom. Il Maelstrom è un fenomeno simile a un gorgo causato dalla marea che entra con prepotenza in passaggi molto stretti e non riesce a fluire agevolmente. E poi infine abbiamo angolo di Clip. La durevolezza dei lanciarazzi è nettamente migliorata e ora usano munizioni esplosive, vai a far esplodere qualcosa. Lanciarazzi, durevolezza nettamente migliorata, passaggio alle munizioni razzo. La maggior parte dei dispositivi di lancio ora utilizza munizioni esplosive al costo di 2 resine, 15 polvere da sparo e 10 viti bulloni per creare. Invece una minoranza dei dispositivi di lancio usa una grande quantità di celle energetiche. Possiamo già capire quali intendono. La nostra squadra di produttività ed efficienza ha creato una nuova interfaccia utente appositamente per chi combatte nei dungeon. È studiata per offrire un'interazione migliore fra eroi e abietti, perciò entrate pure in azione e combattete con efficienza. Direttore Riggs. Beh, raga, che dire, sicuramente un aggiornamento sostanziale per Salva il Mondo, finalmente. Abbiamo avuto un sacco di introduzioni, raga, tutto in una volta sola. Ci sono volte in cui la Epic Games ti sorprende così: dungeon, armi mitiche, nuovo boss, nuova serie di quest, nuove armi, eccetera eccetera. Oltre a questo abbiamo anche una nuova funzionalità, ovvero quella dei lanciarazzi con le celle energetiche piuttosto che i razzi, appunto. Avremo un po' più di durevolezza, quello sì, ma dovremo sempre preoccuparci di tenere i razzi craftati. A primo impatto adesso non riesco a percepire se sarà un'introduzione favorevole o sfavorevole per quanto riguarda noi. Vedremo col passare del tempo come prenderà piede questa cosa. Per quanto riguarda il dungeon, raga, veramente veramente carino.
Prestate ben attenzione a dove mettete i piedi, prima che morirete appunto da trappole invisibili che sono quelle appunto che avevamo visto nell'X. Anche se sarete full vita e passerete sopra una trappola, morirete all'istante. In sé sono molto molto carini questi dungeon, molto diversi da tutte le modalità in cui siamo abituati a giocare. Tra cercare chiavi, lootare piccoli particolari e comunque cercare di arrivare alla fine con il vostro equipaggiamento di eroi preferito. Ecco raga, un evento veramente carino posso dire. Sicuramente nei prossimi giorni arriveranno vari video riguardanti i dungeon, vedremo come affrontarli al meglio, quali segreti ci nascondono eccetera eccetera. Per oggi posso consigliarvi di affrontare quanti più incarichi possibili e poi concentriamoci sui dungeon. Sono molto molto contento di questo aggiornamento, raga, ci tengo molto a sapere anche la vostra opinione qua sotto nei commenti. Io per oggi non posso fare altro che salutarvi, noi ci vediamo sicuramente domani. Bella bella!